Camerino, nella sua posizione dominante sopra il colle, con tutti intorno il naturale anfiteatro dei Monti Azzurri, Sibillini, sembra proprio il posto più adatto del mondo per ospitare la 49esima sei giorni internazionale di regolarità, l'Olimpiade del motociclismo. Piloti, meccanici, dirigenti ed accompagnatori arrivati da tutto il mondo sistemano nelle aree di assistenza e preparano le moto prima della punzonatura. Qui vediamo l'area riservata al campeggio dove in tende e roulotte molti piloti privati sono accompagnati anche dalle famiglie al completo. Il parco chiuso, dove le moto che ora attendono il fatidico momento della partenza verranno depositate tutte le sere, alla fine di ogni giornata di gara, per essere riprese il mattino seguente. Nella cerimonia di apertura di questa 49esima sei giorni internazionale, le bandiere di 18 nazioni sventolano sulla Rocca dei Borgia e 300 piloti, accompagnati da dirigenti e meccanici, sfilano davanti al numerosissimo pubblico giunto da tutto il mondo. Alle 7 e un minuto iniziano le partenze dei concorrenti che si allontanano da Camerino e si tuffano nell'impegnativo percorso di montagna che si snoda per oltre 300 chilometri. Ecco Pietro Galli, numero 33 su SVM 100, Miele, numero 31 su Gilera 100, Wagner, numero 32 su Hercules, Gualdi su DKV 100. I tedeschi della Germania Federale Ovest, Baldauf numero 34 su SVM 100 e Gris numero 8 su Hercules 100. Ed ecco i 125 centimetri cubici, l'americano Danik Supenton, laureati su SVM numero 47, Bernini su DKV, Christel numero 46 su Zundapp, seguito dal suo Angelo Custode. Qui siamo nel cuore dei Monti Sibillini, sul Monte Rotondo, luogo di pascolo di incantevole bellezza. L'impegnativa prova speciale in linea è in località Casal Gasparri. Alla fotocellula della partenza è partito Polini su Ancillotti, poi si susseguono Scaburri numero 15 su DKV, Mercatelli numero 13 su SVM e l'americano Leinbach su Penton.
Ecco uno dei piloti della squadra di trofeo tedesca della Zundapp, Wolf Gruber, alla partenza. Oldrati, numero 37 su Gilera, affronta con grinta ed attenzione la prova speciale. Questi è il tedesco federale Rehnken su KTM numero 39. Lo Yankees americano Danik, numero 45 su Penton. Il francese Portal su BPS sta per essere superato dall'asso tedesco occidentale Weber su Zundapp, numero 67. Transita il bravo Sala, numero 71, su Gilera, della squadra A italiana del Vaso d'Argento. Di seguito ecco il trofeista svedese Ekberg, numero 81, su Monarch. Un canaletto nella terra tradisce il tedesco occidentale Rim, numero 84, con la Zundapp, che scivola senza conseguenze e subito riparte. Guardate la grinta di Signorelli, numero 117, su Gilera 175, nell'affrontare questa curva, e lo stile di Andreini, numero 119, sempre su Gilera 175. Transita il francese Frisquet su Monarch, poi l'olandese Elbert, numero 124, sempre con la Monarch. Il finlandese Penttilä su Zundapp, il canadese Claffey, numero 113, con la Can-Am, l'inglese Bowers, numero 182, su Java, lungo la speciale che si cala giù nella valle. Fanno altrettanto il tedesco occidentale Ajak, numero 200, con la Maiko 250, e il polacco Wieczorek, numero 201, su Java SDM. Ecco a faro acceso il fortissimo Jiří Stodulka, numero 206, campione cecoslovacco della squadra del Vaso, che supera con stile e potenza lo svizzero Ladrak, numero 213, su KTM, seguito dall'inglese Chandler, numero 212, con moto KTM. Un altro inglese, Little, numero 209, che guida la moto italiana Laverda. Il tedesco dell'Ovest Steurer, numero 224, su Maiko. Rabat, numero 240, il vasista cecoslovacco della Java. Lo svizzero Ramonas, numero 268, su Java. Il canadese del Vaso Perret, numero 262, con l'Honda 350 a quattro tempi. L'americano Crank della Penton sta per essere superato dal forte ceco Zlok della Java. Fa molto caldo. Alla fine della prima giornata si preparano le moto per la tappa seguente prima di rimetterle nel parco chiuso, cambiando gomme, freni, filtri e controllando un po' tutto. Si contano anche i danni, più di 20 i ritiri e molte le penalizzazioni. Oltre 319 chilometri di duro percorso aspettano i piloti. L'austriaco Putlatko, numero 100, su Puck 175.
seguito dall'italiano Capelli, numero 105 su KTM. Hull, numero 104, americano, su Can-Am. Il fortissimo Alfieri della Gilera, Guglielmo Andreini, numero 119, e Giuseppe Signorelli sulle 175 a disco rotante. Ecco il concorrente numero 128, il finlandese Ligieren su Zundert, seguito dall'italiano Birbes, numero 130, su Puck. Lo svedese Thornblom, numero 122, con la Monarch. Segue il campione austriaco Sommerauer, numero 133 della Hercules, lo svizzero Schmidli, numero 141 KTM, e il belga Brel, numero 144 su Puck. Il pilota dell'Unione Sovietica Brownis, numero 173 su Java. L'italiano Facchinetti, numero 204 KTM, ha appena superato l'americano Ladam, 202 su Ossa. Nel sottobosco esce dalla curva lo spagnolo Riudalbà, numero 271 con la Bultaco, seguito dall'infangato belga Crossé, numero 276 su Bultaco, e dall'americano Crank, numero 277 su Penton. Il concorrente numero 244 su Penton, al guado del ruscello, e il canadese Ortone, numero 243 con l'Husqvarna. Il trofeista della Germania dell'Est, William Oski, numero 295 su MZ500. Ecco in un altro guado il belga Crossé, seguito dallo svedese Lundberg e dall'inglese Peace, numero 318 su Java 500. Entra nel paesino di San Maroto il canadese Cameron e il francese Huguin, numero 242, affronta gli scogli dentro il paese con la sua KTM, seguito dall'inglese Knight, numero 241 di spalle, su KTM, e anche dall'italiano Mangili, numero 250, con la KTM 350. Segue il francese Collet, numero 236 su Ossa, mentre il fortissimo italiano Taiocchi, numero 256, impenna la sua KTM 350. Ed eccoci arrivati nella zona della prova speciale, immersa in una stupefacente natura, sul Monte Rotondo e davanti al Monte Bove, che si staglia come lo sfondo di un palcoscenico. Il pubblico numerosissimo si è assiepato lungo la mulattiera verso Casal Gasparri e poi nella mitica valle di Rio Sacro. Il fortissimo tedesco Brickman, numero 8 su Zundapp 50, si butta a capofitto in discesa. Ed ecco l'italiano Mercatelli, numero 13, su SVM 100, che arriva. Parte l'italiano Polini, numero 14, con l'Ancilotti 100. Parte Mercatelli, numero 13. Lo segue il cecoslovacco Kremel, numero 26, con la Java 100. Mentre l'italiano Gualdi, numero 36, controlla la ruota anteriore della sua DKV, arrivano l'italiano Belussi, numero 68, su Puck 125, lo svedese Gustafsson, numero 65, su Monarch, e il francese Portal, numero 64, su BPS, primo piano di Gustafsson. Parte Paganessi, numero 66, DKV. Poi Sala, numero 71, Gilera 125, poi lo svedese Telsu Monarch. Il tedesco Au, numero 78, controlla la sua Hercules.
parte il fortissimo Alessandro Gritti, numero 74, con la Gilera. Poi lo svedese Ekman, numero 83, su Monarch. E dietro il fido Gavazzi, numero 76, con la Gilera. Lo svedese Elbert, numero 124, su Monarch 175, si tuffa nella valle, ripreso da una troupe televisiva. È la volta del mitico cecoslovacco Stodulka, numero 206, con la Java 250. I primi concorrenti sbucano dalla nebbia della mattina, transitando sul percorso in senso inverso al giorno precedente. Alla prova speciale tutto è pronto ad accogliere i piloti. Molti appassionati cominciano ad arrivare per fare il tifo ai propri beniamini. La nebbia, per fortuna, si sta alzando e iniziano le danze. Che, risalendo la valle di Rio Sacro, sta terminando la speciale quasi tutta in salita. Si tratta del tedesco Neumann, numero 6, con la piccola Zundapp 50, seguito a breve dall'italiano Gagni, numero 7, su Gilera 50 a 7 marce. Transita il tedesco Herbertz, numero 255, con la MZ 350. Possente e precisa l'azione del ceco Cestiva, numero 312, con la potente Java 500, seguito dal mitico asso americano Malcolm Smith, numero 316, su Husqvarna 500. E dal tedesco occidentale Müller, numero 319, con la Maico 501. We chased our pleasures here, dug our treasures there. Ecco il giovane neocampione europeo Imerio Testori, numero 301, su KTM della squadra italiana Bidelvaso, che supera con grinta il forte tedesco occidentale Buse, numero 326, su KTM. Transita sulla fotocellula di fine speciale lo svedese Lundberg, numero 315, con l'Husqvarna. In un veloce tratto di trasferimento in salita stanno arrivando gli italiani Mercatelli, numero 13, su SVM 100, e Polini, numero 14, su Ancilotti 100. In un altro tratto del percorso transitano l'inglese Smith, numero 221, su KTM, e il canadese Kirkpatrick, numero 257, su Java. Eccoci al santuario di Macereto del 1600, dedicato alla Madonna di Loreto, sito in una radura al centro dei Monti Sibillini e centro simbolico dei primi tre giorni di questa Sick Days. È
Ecco transitare il ceco Petermann, numero 309, su Java 500, l'inglese Hawes, numero 307, su KTM, e l'americano Larson, numero 308, su Penton. In un altro punto del percorso, il tedesco occidentale Gris, numero 38, su Hercules 100, guada un ruscello. Lo segue l'olandese del trofeo Neumann, numero 48, su Monarch 125, il tedesco occidentale Rehnken, numero 39, su KTM, l'italiano Paolo Magri, numero 40, con la Gilera 100, e l'olandese Bohm, numero 22, su Monarch. Siamo all'uscita dagli scogli di San Maroso e vediamo il numero 58, l'olandese Staman de la Monarch, poi il belga Marillier, numero 60, su Puck 125. Sul fratturo in discesa della valle di Campo Bonomo vediamo il francese Querel, numero 147, su Monarch 175. Segue l'italiano Sora, numero 63, su KTM 125, seguito dal belga Brel, numero 144, su Puck 175, e dal polacco Bucior su WSK 175. I piloti giungono al controllo orario di Fiordimonte in anticipo. Qui vediamo il canadese Dave Mugnast, numero 282, che controlla la sua Rockon 400, mentre un altro pilota canadese, Perret, con l'Honda 350 a quattro tempi, in perfetto orario invece entra il cecoslovacco della squadra B del Vaso, Brisa, numero 278, su Java 350. Finisce la terza tappa ed i concorrenti rientrano stanchi a camerino. Ricominciano per pochi minuti le operazioni di manutenzione sulle moto prima di depositarle di nuovo nel parco chiuso per tutta la notte. Qui vediamo un meccanico che armeggia sul motore di una Java. Oggi si cambia versante. Il percorso si snoda ad ovest di Camerino, tra le località di Pioraco, Campodonico, Bagnara e Sefro, tutte sedi di altrettanti controlli orari. Nella boscaglia intravediamo il polacco Recul, numero 222, WSK 250, seguito dall'irlandese Reines, numero 181, Bultaco 250. Poi l'asso americano Malcolm Smith, numero 316, su Husqvarna 500. Transita il tedesco Müller, numero 319, sulla Maico 501, seguito dallo spagnolo Soler, numero 297, che impenna con la Bultaco 360. L'italiano Scaburri, numero 15, di KV100, è inseguito dal connazionale Mercatelli, numero 13, su SVM100. Il britannico Randall, numero 324, su KTM, è inseguito dal ceco Kremel, numero 26, su Java 100. In lontananza tra la vegetazione passano il tedesco Gris, numero 38, su Hercules, l'italico Oldrati, numero 37, con la Gilera 100, e lo svedese Gustafsson, numero 65, su Monarch 125. Poi Sergio Sala, numero 71, Gilera 125, con dietro il tedesco occidentale Weber, numero 67, su Zundapp 125. Poi l'italiano Bendotti, numero 99, KTM 175. Qui il percorso è più scorrevole. È l'italo casco rosso della squadra KTM ad inerpicarsi veloce, seguito da un pilota cecoslovacco con la Java. È la volta dell'americano Burleson, numero 267, su Husqvarna 350. Poi il tedesco Haas, numero 265, con la Maico 350. Queste sono le cascate di Pioraco.
paese situato in una ridente gola dove i fiumi Potenza e Scarsito si uniscono incanalandosi tra una rigogliosa vegetazione formando delle terrazze d'acqua di naturale bellezza. Ed ora curiosiamo nella zona di assistenza prima del parco chiuso. L'italiano Betti numero 126 su KTM 125. Arrivano il ceco Rabas numero 240, Java 250, il polacco Cherbakiewicz numero 116, USK 175, insieme allo svizzero Ladera numero 213, KTM 250. Ecco il francese Pélin numero 239, KTM 250. Il tedesco della Germania federale Jäger numero 261 e il campionissimo ceco Masita numero 259 su Java 350. L'italiano Mangili numero 250 cambia la ruota al suo KTM. Accanto l'americano Crank col Phantom numero 277. Nella quinta giornata di gara si percorre il giro del giorno precedente in senso contrario. Ecco saltare il francese Querel numero 147, Monarch 175, il tedesco Musk numero 139, KTM 175, salta anche il belga Leclerc numero 137 su Puck 175. Sfreccia lo svedese Hillman numero 179 con l'ossa 250, seguito a ruota dall'italiano Carrara numero 178 KTM 250. In velocità il campione cecoslovacco Stodulka numero 206 su Java 250. Dietro arriva l'americano Kaufler numero 191 con l'ossa 250. Lo svizzero numero 186 su KTM 250. Il polacco Wieczorek numero 201 Java 250. Il tedesco Steurer numero 224 su Maiko 250. L'americano Lamastos numero